Ciao a tutti e benvenuti alla Never Records. Oggi voglio parlare di ascolto soggettivo ed oggettivo. Una cosa molto molto importante per chi lavora nel campo della musica, sia esso musicista o tecnico del suono, tecnico di mastering. Qual è la differenza tra ascolto soggettivo e ascolto oggettivo? Tutti noi ascoltiamo, come vediamo, in maniera leggermente diversa dalle altre persone. Non abbiamo in realtà una base oggettiva sulla quale basarci. Ci basiamo sempre sulle opinioni delle persone. Per esempio, voi quando fate ascoltare un disco a un vostro amico vi dirà che suona bene, ma voi non avete esattamente idea di come lui percepisca quella musica, quel disco, quei suoni. Quindi è per quello che io lo chiamo ascolto soggettivo, ed è molto importante capire che ognuno di noi appunto ha un suo modo di ascoltare. Questo è legato ovviamente non solo ai mezzi di riproduzione che noi utilizziamo, quindi ai quali noi siamo abituati, l'impianto di casa, le cuffiette oppure i monitor in studio, ma anche al nostro apparato uditivo. Nasciamo con la coppia di microfoni migliore mai progettata in assoluto, capace di grande sensibilità ma anche di sostenere grandi dinamiche, ma questa non la rende un strumento perfetto, anzi noi dobbiamo pensare che con l'età c'è un degrado, diciamo, della percezione di alcune frequenze, soprattutto gli estremi alti e bassissimi, ma anche possono esserci delle riduzioni, diciamo, di ascolto di alcune frequenze legate per esempio a dei traumi o a delle malattie. Dobbiamo ricordarci che i traumi e l'apparato uditivo sono sempre legati a un'esposizione troppo lunga di suoni in elevati, diciamo, in decibel, in dB. L'orecchio è capace di sostenere tranquillamente 120 dB e oltre, ma per poco tempo. Quindi noi consideriamo questo fattore. Dobbiamo stare molto attenti a sottoporre le orecchie per troppo tempo a dei volumi troppo elevati. Quando per esempio andiamo in discoteca una serata o un concerto, quando torniamo a casa in un luogo molto silenzioso, ci accorgiamo che abbiamo un sibilo alle orecchie, un acufene. È una sorta di protezione dell'orecchio. Quando siamo arrivati a quel punto abbiamo in un certo senso sforzato il nostro orecchio e lo abbiamo obbligato a fare un lavoro extra, e non è una cosa buona, soprattutto per chi lavora come tecnico del suono o tecnico di mastering. Proprio per questo io consiglio di utilizzare dei tappi riduttori di dB, per esempio dell'Atmotix. Non sono dei tappi che vanno a chiudere completamente l'ascolto, ma vanno semplicemente a ridurre la pressione sonora. In questa maniera potrete essere liberi di andare in discoteca e concerti, ma salvaguardare il vostro apparato uditivo. Quindi, quanti di voi si sono mai andati a fare, si sono sottoposti a un esame audiometrico? Pochissimi. Di solito ci si sottopone a questi esami solo quando si hanno oggettivamente dei problemi. Ma quanti di voi sono veramente consapevoli se la curva, diciamo, di ascolto delle vostre orecchie sia lineare o meno, o se abbia sicuramente qualche piccolo buco di ascolto in qualche frequenza? Mi capita spesso di lavorare con dei musicisti, soprattutto quelli che hanno lavorato molto live per molti anni senza utilizzare gli in-ear monitor, e quella categoria spesso soffre, ha dei problemi, diciamo, sulle alte frequenze, quindi ha perso, diciamo, capacità nell'ascolto delle altissime frequenze. Questo perché sul palco con i volumi degli altri strumenti molto vicini, i monitor, le spie, si è sottoposto l'apparato uditivo, le orecchie, per tante ore, per tanti giorni, per tanti mesi a una pressione sonora troppo elevata, e questo ha portato comunque a un trauma che spesso non è più reversibile. Se vi dovesse comunque capitare di lavorare in studio con una persona o con un musicista che vi chiede di schiarire eccessivamente o di alzare troppo le basse, fategli ascoltare un loro riferimento che conoscono da tempo, cioè un brano, un disco che hanno amato. Lo fate ascoltare in studio e fate una comparazione. Se trovate che ci siano delle evidenti differenze, come dicono loro, allora probabilmente voi avete lavorato male. Ma se gli equilibri e il balance vi sembrano abbastanza corretti, allora in questo caso diciamo che potete fargli notare che forse hanno qualche problema di udito nelle alte frequenze o nelle basse frequenze. Questo potrebbe essere un campanello d'allarme anche per loro, per farsi dare una controllata. La maggior parte dei nuovi musicisti dal vivo oggi utilizza gli in-ear monitor, che non solo ti permettono di calibrare bene i volumi, ma ti permettono anche di isolarti dal suono che c'è sul palco, e quindi riescono a proteggere molto di più le proprie orecchie e il loro apparato uditivo.
Proprio per questo motivo le nuove generazioni, diciamo, soffrono meno di questo problema. A differenza di quello che può capitare con la vista, e quindi vi accorgete immediatamente che vedete male, vedete sfocato e quindi andate subito all'oculista per ordinarvi un paio di occhiali, diciamo con l'apparato uditivo è un po' complessa la cosa, perché a meno che non abbiate avuto un incidente che vi compromette l'udito da un momento all'altro, potrebbe esserci che i vari traumi nel tempo, una malattia oppure l'invecchiamento con l'età, vi porti a sentire sempre un po' meno senza rendervene conto, perché ci si abitua al nostro ascolto, nel bene e nel male. Vi faccio alcuni esempi. Ognuno di noi ha un impianto che ha scelto o si è trovato in casa con cui ascoltare la musica. Ci si abitua a quel tipo di curva di equalizzazione del nostro impianto e si cerca quel tipo di suono un po' dappertutto. In realtà tutti gli impianti, tutti i monitor suonano leggermente diversi. Anche vi assicuro che anche i monitor professionali delle varie marche, che a livello di diagramma risultano abbastanza tutti lineari, se messi a confronto A e B hanno un grande carattere e differenza nel suono. Quindi possiamo dire che non esiste un impianto perfetto, anche perché l'impianto suona diversamente in base a dove lo mettete, quindi un'acustica della stanza cambia completamente l'ascolto della musica. E consideriamo che la maggior parte delle persone a casa non ha una stanza trattata come può essere in studio, quindi potete immaginare quanto vada a influire nel nostro ascolto. Questo è il primo esempio, quindi voi vi abituate, diciamo, al vostro tipo di ascolto e andate a cercarlo da altre parti, ma questo non significa che sia un ascolto corretto e sia quello che tutti cercano. Il secondo esempio è legato al mondo dei musicisti e in particolare al chitarrista. Mi capita spesso di collaborare con chitarristi che quando vengono in studio hanno un suono estremamente acido, quindi molto carico di alte frequenze. Parlando con loro mi rendo conto che spesso lavorano in sale prove non adatte, molto assorbenti, troppo assorbenti, quindi nella fase di creazione del suono si trovano ad aumentare le alte perché la stanza le viene ad assorbire troppo. E da lì partiamo, c'è tutto un concetto, diciamo, della progettazione di una stanza che non deve essere troppo assorbente, deve essere assorbente in una certa quantità ma anche in una maniera lineare. E invece spesso se si usano per esempio i piramidali non vanno bene perché vanno a togliere troppe frequenze. Allora voi magari non disturberete i vicini perché avrete completamente eliminato le riflessioni, diciamo, della stanza e quindi avrete meno sviluppo di volume, ma al contempo avrete un suono che assolutamente non è lineare, quindi non è un posto adatto per creare dei suoni che possono andare bene in altri ambiti. Infatti spesso si trovano loro stessi ad avere poi dei problemi dal vivo, quindi ad avere dei suoni che poi dal vivo non funzionano più bene. Il nostro apparato uditivo appunto tende ad abituarsi. Fateci caso, andate in discoteca o andate a un concerto dove non si sente particolarmente bene. All'inizio vi darà molto fastidio quel tipo di suono, ma a mano che passa il tempo vi accorgerete che vi darà meno fastidio. Cioè il vostro udito si è come protetto e si è abituato a quel tipo di suono lì. Però questo ovviamente è sbagliato, perché non è cambiato il suono, è cambiato il vostro modo di ascoltarlo. E proprio per questo motivo, perché noi ci si abitua facilmente, ci linearizziamo in maniera sbagliata, diciamo, all'ascolto, è buona cosa in fase di mixaggio, di mastering, avere sempre un brano di riferimento. Vi consiglio per esempio di utilizzare un programma come Metrica B, che serve proprio a questo, va inserito nel master e vi permette di fare le varie comparazioni, non solo riguardo l'ascolto diciamo veloce, ma anche la possibilità di vedere il loudness, di vedere l'apertura stereo, di vedere la dinamica, quindi di fare comparazioni col vostro riferimento anche riferito a dei parametri oggettivi. Ascoltate i vostri lavori oppure i mix e i master che vi hanno fatto in un impianto che voi conoscete già. Se per esempio ascoltate la maggior parte della musica in automobile, è lì che dovete ascoltare diciamo il nuovo lavoro. Potete avere un riscontro più oggettivo possibile in questa maniera, perché è un impianto che conoscete nei suoi pregi e nei suoi difetti. Quindi mi ricollego a questo ragionamento per dirvi che quando andate a registrare in uno studio, collaborate con uno studio, vi do come consiglio quello di aspettare qualche sessione, qualche settimana, per abituarvi all'ascolto dello studio, dopodiché tranquillamente potrete lavorare e magari dare qualche indicazione al tecnico del suono, al tecnico di mastering. Spero di esservi stato utile anche con questo video. Commentate, seguitemi ed ascoltate sempre la musica senza pregiudizio. Ciao e alla prossima!